Che cosa significa fare oggi l'elogio del ribelle? Chi può ancora essere oggi nel tempo dell'omologazione planetaria e del conformismo della globalizzazione un ribelle, cioè un dissidente alieno rispetto alle logiche ovunque imperanti della reificazione? Chi può ancora far valere un pensiero in rivolta, ribelle, o come avrebbe detto Gramsci, uno spirito di scissione? Io credo che a maggior ragione oggi, dove cresce il pericolo, debba crescere anche ciò che salva, commentando i versi di Hölderlin. Cioè a maggior ragione oggi, nel tempo della dittatura globale e dell'omologazione planetaria, debba esserci la rinascita di nuovi ribelli, la rinascita della figura del pensiero dell'ostinate contra, di chi si oppone fermamente, incondizionatamente alle logiche illogiche che scandiscono l'andamento di un mondo sempre più permeato dalla mercificazione globale e dal potere del nuovo ordine mondiale che vuole vedere ovunque la stessa cosa, merci e consumo. Imposizione dell'inautentico su scala globale, avrebbe detto Heidegger. E credo che per fare l'elogio del ribelle e favorire la nascita di nuovi ribelli oggi nel tempo del conformismo planetario possa essere un'operazione utile e intelligente tornare a leggere anche uno dei grandi classici del pensiero ribelle, che è appunto il Trattato del Ribelle di Hans Junger, apparso la prima volta nel 1951 e oggi più che mai affilato e attuale nell'odierno tempo della povertà. Junger cosa intende con ribelle? Lui lo dice chiaramente in più passi della sua opera. La libertà del singolo che passa al bosco. Cosa vuol dire passare al bosco? Fuori di metafora. Significa abbandonare il regno dell'inautenticità e della manipolazione organizzata, il regno del tecnocapitalismo in cui, come diceva Heidegger in Essere e Tempo, nessuno è se stesso e ciascuno è gli altri, in cui il singolo non pensa autonomamente e criticamente, ma è totalmente disciplinato dalle logiche dell'anonimo impersonale sì, per cui pensa come si pensa, vive come si vive, produce come si produce, e cioè permeato totalmente dalla impersonalità anonima e autoreferenziale del sì. Passare al bosco, allora, cioè la prima condizione per poter essere ribelli, significa abbandonare questo mare del conformismo e della manipolazione organizzata, cioè appunto ritagliarsi uno spazio d'azione, cito da Junger, uno spazio d'azione per piccole elite consapevoli delle necessità del tempo e non di queste soltanto. Piccole elite, cioè significa piccoli gruppi che sappiano far valere la ribellione come principio. Piccoli gruppi che sappiano creare una social catena tesa a produrre un effetto sociale di ribellione. Piccole elite, cioè singoli ribelli che si associano per creare, potremmo dire, organizzazioni ribelli e dissidenti, per far valere la dissidenza non come principio individuale, che altrimenti sarebbe necessariamente votata allo scacco, l'individualismo produce sempre impotenza e impossibilità di rovesciare il sistema, ma al contrario per trasformare la dissidenza e la ribellione in un gesto sociale, per farne cioè una possibile egemonia alternativa a quella del pensiero unico dominante su tutto il giro d'orizzonte. Appunto, occorre favorire il pensiero ribelle, mostrare come c'è sempre la possibilità di essere altrimenti rispetto a come si è, e per avvalorare quanto Spinoza magnificamente scriveva nel Trattato Teologico-Politico, quando diceva che il potere, per capillare onnipervasivo che sia, non potrà mai schiavizzare a tal punto gli individui da non produrre prima o poi in loro un moto di riscossa, una ribellione appunto rispetto al potere stesso. Così scrive Junger dal canto suo nel Trattato del Ribelle. Tra il grigio delle pecore si celano i lupi, vale a dire quegli esseri che non hanno dimenticato che cos'è la libertà. E non soltanto quei lupi sono forti in se stessi, c'è anche il rischio che un brutto giorno essi trasmettano le loro qualità alla massa e che il gregge si trasformi in branco. È questo l'incubo dei potenti. Appunto, trasformare la ribellione da gesto individuale, da gesto del singolo io
che matura la propria indocilità ragionata rispetto al potere, trasformare tutto questo in un gesto sociale, trasformare questo in una reazione di un branco, cioè di un gruppo di individui ribelli che si confrontano e trasformano in un gesto sociale la loro ribellione. Questo è il compito fondamentale di un pensiero in rivolta oggi, saper creare un fronte della resistenza contro il potere del tecnocapitalismo globale. O come scrive Junger, il ribelle è deciso a opporre resistenza, il suo intento è dare battaglia, sia pure disperata. Ribelle è dunque colui che ha un profondo, nativo rapporto con la libertà, il che si esprime oggi nell'intenzione di contrapporsi all'automatismo e nel rifiuto di trarne la conseguenza etica che è il fatalismo. È un passo molto significativo da cui emergono nitidamente alcuni aspetti su cui è bene concentrare sia pure rapidamente l'attenzione. Il ribelle resiste e dà battaglia al potere, non si arrende, non pratica l'oggi in voga resa alle logiche del potere e alla mistica della necessità con cui il potere oggi si contrabbanda non come buono e giusto, bensì come ineluttabile, come il solo ordine possibile. Cioè il ribelle, come qui scrive precisamente Junger, è colui che, in forza del suo nativo rapporto con la libertà, non accetta la mistica della necessità propria del potere e quindi rigetta incondizionatamente il fatalismo, cioè quella patologia in forza della quale l'individuo accetta l'ordine del mondo, per quanto ingiusto e oppressivo, pensando che sia il solo possibile. Pensando che esso sia il frutto di una mistica ineludibile della necessità, tale per cui non vi sono alternative, occorre di conseguenza stoicamente rassegnarsi al potere. Secondo l'adagio stoico, fata volentem ducunt, nolentem trahunt. Ebbene, il ribelle rigetta questo, in forza del suo rapporto alchemico, nativo, con la libertà, oppone resistenza al potere. Oppone una resistenza disperata nel senso che anche quando più sembra difficile resistere, anche quando più il potere, come oggi accade, sembra trionfare su tutta la linea, il ribelle oppone una ribellione disperata, sperando nell'insperato, potremmo dire, senza arrendersi di fronte alla mega macchina del potere. Cioè il ribelle, appunto, si oppone incondizionatamente al potere e non cerca la via dell'inganno elettorale, cioè al di là della dicotomia destra-sinistra, cioè di quella dicotomia che oggi serve solo a mantenere il potere così com'è, nella sua univocità, dietro la maschera di una pluralità fittizia in verità. Giacché quando, come oggi accade, destra e sinistra dicono in maniere diverse lo stesso, esse creano quella sorta di ideologica frantumazione del messaggio che appare pluralistico quando in realtà è sempre lo stesso. Il ribelle rigetta questa dicotomia destra e sinistra e assume come unico valore direttivo e teleologico del pensiero e dell'azione la lotta contro il potere capitalistico e la liberazione dell'umanità rispetto a questo potere oggi dominante, rispetto al tecnocapitalismo che ovunque domina. Dice qui Junger ancora: oggi l'uomo è trascinato da forze imperiose al largo dei mari, nei lontani deserti e al loro mondo di maschere. Questo viaggio perde il suo aspetto minaccioso non appena l'uomo riacquista consapevolezza del proprio divino potere. Cioè appunto non appena l'uomo acquista consapevolezza di sé come ribelle e come creatore del proprio mondo. Il mondo sociale e politico non è il frutto di una mistica ineluttabile della necessità, ma è il prodotto dell'uomo nella storia e nella prassi e in quanto tale può essere trasformato, quand'anche, come oggi avviene, venga proclamato intrasformabile. Occorre appunto esercitare su questo fronte la ribellione come principio orientativo generale, opporsi rispetto a queste logiche ovunque dominanti. E il libro qua di Junger continuamente in ogni pagina fa valere questa logica dell'opposizione. Scrive ancora Junger in un passaggio molto bello e suggestivo: quando tutte le istituzioni divengono equivoche o addirittura sospette
e persino nelle chiese si sente pregare ad alta voce, non per i perseguitati, bensì per i persecutori, la responsabilità morale passa nelle mani del singolo, o meglio del singolo che ancora non si è piegato. Il ribelle è il singolo, l'uomo concreto che agisce nel caso concreto. Per sapere che cosa sia giusto non gli servono teorie, né leggi escogitate da qualche giurista di partito. Il ribelle attinge alle fonti della moralità ancora non disperse nei canali delle istituzioni. Qui, purché in lui sopravviva qualche purezza, tutto diventa semplice. Ecco, il ribelle fa valere un'opposizione radicale al potere in ogni sua forma ed è anzitutto il singolo che dice di no, che fa valere, direbbe appunto Gramsci, lo spirito di scissione rispetto alla falsificazione totale della vita sociale che il capitalismo impone. Il singolo ribelle è colui che dice no e che cerca la via della ribellione come fronte comune, come unione dei ribelli che si trasformano, come abbiamo visto, in branco e praticano la ribellione in forma sociale, creando una nuova egemonia culturale e politica alternativa rispetto a quella del coro virtuoso del pensiero unico politicamente corretto, sempre proposto dal circo mediatico come il solo possibile.